Arriviamo ora al vicepresidente della regione Sergio Borzonello con il suo super assessorato che proprio commentavamo, non si sa come fa, vabbè, spalle larghe, ma voglio dire, a un certo punto lei dovrebbe avere 240 ore una giornata, penso. Senta, questa finanziaria 2015, abbiamo sentito prima la Santoro, ci sono comunque importanti conferme anche dal punto di vista delle opere infrastrutturali, vedi il nodo ferroviario per cercare di aumentare la velocità, Porto di Trieste e quant'altro. Dal punto di vista delle attività produttive abbiamo visto in questi giorni a Torviscosa si muove qualcosa, si è mosso qualcosa in Ferriera, qualcosa si è mosso anche a Pordenone, che forse è l'area che sta più male tutte. Per il 2015 che cosa avete, diciamo, cercato di fare con questa finanziaria? Beh, in questa finanziaria c'è un dato molto molto significativo, e cioè la nuova legge sul rilancio impresa Friuli Venezia Giulia, cioè la riforma del settore produttivi, vede già in questa finanziaria l'allocazione di risorse importanti. Quindi abbiamo già finanziato questa legge, sarà una legge finanziata per circa 80 milioni di euro nel triennio per la parte di fondi regionali, in più tutta la parte dei fondi, per tutta la parte dei fondi invece europei. Ma la cosa più importante è che in questa legge confermiamo tutti gli impegni dal punto di vista economico, quindi tutti i finanziamenti sulle varie linee contributive, quindi è una finanziaria di espansione per noi, e dal punto di vista invece delle politiche agricole, che è l'altra parte del mio assessorato, anche su questo iniziamo un investimento importante per quanto riguarda l'irrigazione, quindi il mondo agricolo avrà finalmente dei fondi anche per quanto riguarda la parte irrigua, perché senza acqua non si fa agricoltura, e sulla parte forestale e sulla parte montana anche lì buone risorse per poter continuare quella che è stata in questo ultimo anno una grande attività di rilancio della parte legno bosco. Nonostante le difficoltà, il turismo in regione comunque regge, e regge anche molto meglio rispetto alla Toscana, a Firenze, ma alla stessa Venezia, che hanno avuto dei bei cali. Qual è un po' il segreto, oltre all'ospitalità del Friuli Venezia Giulia, all'amore dei russi e dei tedeschi? Beh, ma al di là noi stiamo lavorando molto per riprendere i due mercati tradizionali, quindi Austria prima di tutto e poi Germania. Stiamo lavorando sugli altri mercati, che sono non solo quelli dell'est. Abbiamo approvato il nuovo piano del turismo 14-18 e il piano operativo 2015, che vede la regione impegnata in un segmento che fin questi anni non è stato molto così, come dire, seguito, che è quello del turismo lento, turismo slow. Questo abbiamo visto nei dati di quest'anno del turismo, che a fronte di contrazioni sia su quello marino che su quello montano, quello chiamiamolo rurale slow ha avuto un aumento, per esempio nell'Udinese, nella fascia pedemontana, ha avuto un più 8%, che è un dato molto significativo, così come è andato molto bene Trieste, è andato molto bene come hub. Il prossimo anno avremo tutta la partita delle navi bianche, delle navi da crociera, quindi arriveranno qui circa oltre 50 navi da crociera, un numero molto significativo. Quindi un turismo per un Friuli Venezia Giulia sempre più attrattivo, sempre più in grado di catturare quelle che sono le attenzioni di un turista consapevole, fra virgolette.